Oggi il ministro della giustizia Nordio ha chiesto una commissione parlamentare di inchiesta. Sì, che diciamo l'Italia non ha proprio la storia con esiti migliori per l'eco. Un'onda scatenata Nordio. Sì, però insomma, ecco, sì, molto, e poi voglio molto chiedere rapidamente. Io sono d'accordo con quello che dice Antonio Padellaro. E infatti il problema non è un problema di libertà di stampa. Qua si sta confondendo la cosa. Cioè non è che qua stiamo a discutere della libertà di stampa. Lui pubblica esattamente quello che vuole, poi è ottenuto in una certa maniera e le indagini stabiliranno come. Ok? Va bene. Il problema è che se tu hai un'organizzazione, perché nelle audizioni alla commissione antimafia, questo è stato ipotizzato da Melillo e da Cantone, cioè che il signor Striano, che il signor Striano non era solo, se c'è diciamo un sistema, è stato chiamato così, che fa 33.000 accessi a file riservati, di cui una parte considerevole illegale e di cui solo una minima parte... Ma questo inquieta tutti, l'abbiamo detto dal primo giorno. E di cui solo una parte finisce sui giornali, attenzione, la minima tra l'altro, per dirla tutta. E allora noi ci dobbiamo chiedere, scusate, ma tutti gli altri dati, chi li chiedeva, dove sono andati a parlare, dove sono andati a finire? Siccome mi ha chiamato in causa, parli come un libro stampato, sono d'accordissimo. Allora, però questo è il punto è istituzionale. È una settimana che si parla di questa roba. Che cosa è uscito fuori? No, perché abbiamo super procuratori che vengono convocati da super commissioni, vanno lì a dire, dobbiamo dirlo pure questo, vanno a dire un verminaio, orrore, c'è la cupola l'ha evocata Tajani, orrore, i mandanti, fuori i mandanti, cosa è uscito fuori? Tre colleghi che poi stanno spiegando o spiegheranno, vedremo come hanno ottenuto queste notizie o non lo spiegheranno, e poi il caso clamoroso di Gravina, il presidente della Federazione Gioco Calcio, tirati in causa da Claudio Lotito, un altro membro della Spectre. Ma siamo seri, Mario? Appunto, siamo seri. Di fronte a una cosa, 33.000 e viene fuori che dobbiamo occuparci di Gravina e di tre giornalisti che fanno il loro lavoro. Posso dire una cosa? Allora, sì, e aggiungo...